Giovedì 12 ottobre, presso la sala convegni della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, l'Associazione Nazionale Consulenti Tributari, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ascoli Piceno e Fidimpresa Marche, ha organizzato l'incontro Zona Franca Urbana, Area di Crisi e altri contributi a fondo perduto, opportunità per le imprese. Le parole della presidentessa ANCOT della provincia di Ascoli Piceno, Patrizia Di Luigi. Ci accingiamo a chiarire tutto quello che è compreso nella circolare del 4 agosto e nella circolare del 15 di settembre, le circolari emanate dal MISE, a proposito appunto del Sisma Centro Italia, dove sono comprese diverse agevolazioni, sia agevolazioni fiscali, addirittura parliamo di esenzione fiscale, sia contributiva che riferita a tutti i tipi di imposte, per tutta la zona del cratere. Poi verranno anche trattati gli argomenti in merito ai finanziamenti, ai fondi perduti, ai crediti d'imposta e quant'altro contenuto nella circolare. Di materiale ce n'è tanto, speriamo di riuscire a chiarire il più possibile per dare supporto poi alle imprese. In particolare si è dunque parlato di zona franca urbana istituita con la circolare del 4 agosto 2017 da parte del Ministero allo Sviluppo Economico, a cui ha fatto seguito un'altra circolare del 15 settembre 2017 che fornisce alcuni chiarimenti. Relatore il dottor Paolo Parisi. Credo che sia prima di tutto da inquadrare il problema come una volontà politica, quindi di tipo legislativo, a mantenere le strutture produttive nelle Marche e quindi nei territori dove sono avvenuti i tragici eventi del 2016 e del 2017, e in più per fidelizzare queste imprese il metodo scelto in questo caso è stata la detassazione del reddito, di una parte di reddito in realtà, detassazione che si esprime in valori anche abbastanza importanti, che però danno il senso non solo in termini reddituali ma anche in termini di IRAP, che è ovviamente un'imposta che per le imprese ha un peso abbastanza rilevante, una tassazione molto più consistente addirittura nell'IRAP rispetto a quello che è nell'IRPEF. L'altra cosa secondo me che va segnalata di questa agevolazione è sicuramente la detassazione dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni dipendente che viene assunto, e quindi un incremento che l'impresa ha a livello occupazionale, che sia a tempo determinato o a tempo determinato, ha una detassazione totale, integrale per quanto riguarda la contribuzione. E questo credo che sono fattori, il cosiddetto cuneo fiscale, che ha un peso non indifferente su un'impresa, e quindi credo che alla fine, facendo carta alla mano dei conti puntuali, l'intento del legislatore di mantenere l'occupazione, addirittura di incrementarla, di mantenere un'economia, di fidelizzare l'impresa ai luoghi dove sono avvenuti questi eventi sismici, sia secondo me abbastanza palese, ed è secondo me una delle migliori, a parte che sono atti dovuti, secondo me proprio dovuti come governo centrale, ma che secondo me si potevano scegliere varie strade, questa sicuramente è una strada importante, molto importante. L'ANCOT, da sempre sensibile alle esigenze formative dei propri associati e vicina alle istanze del territorio, è dunque tornata sul tema degli aiuti alle imprese colpite dal sisma dopo il primo convegno organizzato presso la cartiera papale di Ascoli Piceno subito dopo il terremoto, come sottolinea il presidente dell'ANCOT Arvedo Marinelli. Proviamo a dare il nostro piccolo contributo alle imprese e ai professionisti nel momento più particolare dell'inizio della ricostruzione, delle pratiche di finanziamento, delle scadenze delle domande che riguardano soprattutto le imprese, perché secondo noi sono le imprese il motore della ripresa, in quanto possono dare lavoro, occupazione, ridare la vita al territorio.